Caldo record in Sicilia con temperature oltre i 44 gradi all'ombra. Anche oggi giornata difficile sul fronte incendi. Le procure di Palermo, Messina ed Enna hanno aperto 3 inchieste. Brucia senza tregua il territorio etneo, 4 gli incendi nella giornata di oggi tra Biancaville ed Adrano, tutti sedati dai vigili del fuoco del distaccamento Adranita. I 10 doposculisti dicono no alla proposta di accordo avanzata dal sindaco Nino Naso per il pagamento di oltre 900.000 euro entro i primi mesi del 2019. Adesso il comune sarà costretto a pagare l'intera somma entro il prossimo anno. A Paternò sono stati ufficializzati i dati relativi all'elezione dei consiglieri comunali. I voti sono stati tutti confermati dalla commissione elettorale. Prossima settimana la proclamazione, entro il mese l'insediamento. I Marines e i militari della US Navy della base militare di Sigonella questa mattina si sono recati in visita dalla sindaco Nino Naso, data disponibilità per interventi in favore della cittadinanza, il primo fissato il 25 luglio al Monumento dei Caduti. Il nuovo Paternò Calcio si è presentato alla città oggi pomeriggio a Palazzo Alessi. La nuova creatura del presidente Ivan Mazzamuto ripartirà dall'eccellenza. Buonasera e bentrovati per questa nuova edizione del nostro telegiornale che in apertura dedichiamo al caldo rovente di questi giorni e ai vasti incendi che si sono sviluppati nell'area etnea. Il caldo record resta in Sicilia con temperature oltre i 44 gradi all'ombra. Anche oggi giornata difficile sul fronte degli incendi. Le procure di Palermo, Messina ed Enna hanno aperto 3 diverse inchieste. Vediamo. Continua il caldo record in Sicilia con temperature ben oltre i 40 gradi all'ombra. Dopo la giornata di ieri, la più torrida del 2017, con Paternò tra le città più calde dell'isola con i suoi 44 gradi circa, anche oggi l'aria è rimasta irrespirabile. La situazione non dovrebbe durare ancora a lungo. Secondo le previsioni meteo, l'anticiclone subtropicale proveniente dal Sahara si appresta a lasciare spazio a correnti più fresche con un calo delle temperature su tutto il centro-sud. Prevista anche una instabilità atmosferica con probabili temporali sparsi anche di forte intensità. Poi sarà di nuovo caldo. E le temperature di questi giorni sono state rese ancora più torride dagli incendi che hanno devastato la Sicilia. 7 delle 9 province sono state interessate da roghi di vaste dimensioni, con grande preoccupazione anche per le popolazioni. Il livello di allerta resta al massimo della scala in tutte le province dell'isola. Ieri sera si contavano 125 focolai di incendio, 2000 solo nell'ultimo mese. E sempre ieri un incendio dalle grosse dimensioni ha inghiottito una vasta zona tra Mister Bianco e Motta Sant'Anastasia, distrutto un deposito di vernici. Le fiamme si sono spinte fino all'interno di Mister Bianco e sulla statale 121, la Paternò-Catania, tanto da dover chiudere un tratto dell'arteria stradale. A Paternò è stato necessario l'intervento della squadra antincendio dell'associazione APAS insieme ai vigili urbani per domare un rogo di serpaglie lungo l'ex statale 121 in zona Schettino. La situazione nell'isola è gestita dalla sala operativa della Protezione Civile regionale, ma scattano le polemiche per l'esiguità dei mezzi di soccorso a disposizione. Federconsumatori Sicilia, in una nota stampa per voce del presidente regionale dell'associazione Alfio La Rosa, afferma: «Non possiamo ignorare il fatto che la Procura di Palermo abbia aperto un'inchiesta per accertare eventuali inadempienze della regione siciliana nel sistema della prevenzione. Gli incendi si verificano ogni anno, non dobbiamo stare a guardare facendo finta che siano causati dal caldo e dallo scirocco».
Altre due procure, quella di Enna e Messina, stanno invece cercando i piromani. Secondo Federconsumatori, la politica regionale ha responsabilità forti, determinate dalla tardiva approvazione del bilancio regionale, a causa del quale non si è potuta fare la manutenzione ordinaria e straordinaria ai mezzi antincendio, comunque fermi perché senza carburante. E brucia senza sosta il territorio etneo. Quattro gli incendi nella giornata di oggi tra Biancavilla ed Adrano, tutti sedati dai vigili del fuoco del distaccamento di Adrano. I particolari in questo servizio di Davide D'Amico. Continua a bruciare il nostro territorio, le temperature bollenti non lasciano tregua e anche oggi è stata una giornata di fuoco nel nostro comprensorio. Molti gli incendi, quattro per la precisione tra Biancavilla e Adrano, sedati dai vigili del fuoco del distaccamento Adranita. A Biancavilla due gli incendi nella tarda mattinata in due zone distinte della città. Il primo in prossimità del cimitero cittadino, vicino alle casette in disuso del Galetna, dove ad andare in fiamme sono state sterpaglie e un'autovettura abbandonata. Le fiamme sono state anestetizzate dai pompieri adraniti giunti sul posto immediatamente. Subito dopo è scoppiato un altro incendio in contrada Ciancinella, dove le fiamme hanno avvolto una vecchia casa rurale. Anche in questo caso l'intervento tempestivo dei pompieri adraniti ha evitato che le fiamme si espandessero. Da Biancavilla ad Adrano il passo è stato breve e lo scenario praticamente lo stesso. Nel primo pomeriggio in contrada Passo Zingaro tra Adrano e Bronte un'auto è stata avvolta dalle fiamme, forse per un guasto tecnico, e anche in questo caso sono stati i vigili del fuoco adraniti a spegnere le fiamme. L'ultimo incendio, in ordine strettamente cronologico, causato probabilmente dalla calura odierna, quello del tardo pomeriggio di oggi in contrada Spiculdo, a pochissimi chilometri dalla grotta di San Nicolò. In fiamme sterpaglie e vegetazione, fiamme spente dai vigili del fuoco di Adrano, che oggi, è davvero il caso di dire, si sono fatti in quattro per sedare tutti gli incendi che hanno colpito il nostro comprensorio. Cambiamo argomento, adesso la pagina di giudiziaria, la Corte d'Appello di Catania che celebrava il processo di revisione delle condanne, alcune delle quali all'ergastolo, emesse a Caltanissetta a carico di 9 persone coinvolte nell'attentato al giudice Paolo Borsellino, coinvolte ingiustamente nell'attentato, sono state assolte dall'accusa di strage. Il processo di revisione è stato chiesto inizialmente dalla Procura Generale di Caltanissetta ed è stato celebrato a Catania, così come prevede la legge. A consentire il nuovo giudizio sono state le rivelazioni del pentito Gaspare Spatuzza. E ci spostiamo a Paternò, dove i 10 doposcuolisti dicono no alla proposta di accordo avanzata dal sindaco Nino Naso per il pagamento di oltre 900.000 euro entro i primi mesi del 2019. Adesso il comune sarà costretto a pagare l'intera somma entro il prossimo anno. I servizi, i particolari in questo servizio di Salvo Spampinato. I doposcuolisti hanno detto no. No alla proposta del sindaco a distribuire le somme spettanti non in due, bensì in tre pagamenti. In tutto si parla di circa 900.000 euro che il comune deve versare a 10 doposcuolisti dopo la sentenza della Cassazione che ha dato ragione agli ex lavoratori della provincia, oggi in forza al comune paternese. Ad ufficializzare la notizia è stato l'assessore al bilancio Aldo Motta, ospite della trasmissione Il Fatto. Alla luce dei problemi appunto di bilancio, fatti dovuti i calcoli, col signor Sito avevamo chiesto e sensibilizzato le operatrici doposcuoliste di addivenire a un accordo, cioè di permetterci di spostare una chance, quindi almeno un terzo, erano 350.000 euro, da non gravare tutto sul bilancio 2018, ma da poter spostare un 350.000 euro sul bilancio 2019. Evidentemente però cosa mancava? Mancava l'avvocato delle doposcuoliste che ufficializzasse questo tipo di accordo. Noi durante questo discorso abbiamo mantenuto i nostri impegni e abbiamo pagato il mandato, come le dicevo, che è in pagamento, che scadeva il 30 giugno, abbiamo regolarmente ottemperato al disposto del commissario Adacchita. Subito dopo che noi abbiamo provveduto a pagare questo, purtroppo e con grande dispiacere abbiamo ricevuto una nota da parte dell'avvocato delle doposcuoliste dove si diceva che le doposcuoliste non avevano mai mostrato nessuna disponibilità a questa soluzione.
Dobbiamo dire che sicuramente questa cosa non è stata simpatica, anche perché è stata ufficializzata, ufficialmente, data fuori, insomma, comunicata, esternata, e quindi per cui... Questo vuol dire che la trattativa, insomma, tra il comune e i doposcolisti a questo punto è saltata, sì, e quindi si dovrà procedere su altri binari. Si dovrà procedere a pagare regolarmente per come ha disposto il commissariato Archit. Somme assolutamente rilevanti, per cui la nuova amministrazione Naso aveva tentato una mediazione con gli stessi doposcolisti, proponendo un pagamento non in due ma in tre tranche, con l'ultima liquidazione fissata a febbraio 2019. L'obiettivo dell'amministrazione era chiaro: spalmare il maxi pagamento in tre esercizi finanziari, così da non paralizzare l'attività dell'ente. A dimostrazione dell'attenzione mostrata nei confronti della vicenda, il sindaco la scorsa settimana ha disposto il pagamento della prima parte pari a circa 250.000 euro. Una liquidazione seguita all'incontro in prefettura in cui davanti al prefetto Silvana Riccio e al commissario Francesco Puglisi sembrava che le parti avessero trovato un accordo per ottenere le somme spettanti e al comune di non restare imbrigliato in un maxi pagamento che di fatto ingessa adesso la possibilità di manovra dell'amministrazione comunale. Le famiglie siciliane sono le ultime di Italia quanto a disponibilità di reddito. Nell'isola oltre la metà vive con meno di 18.000 euro a fronte di un reddito medio familiare regionale di 21.800 euro circa, contro una media nazionale di 30.000 euro, con punte tra i 34 e i 37.000 euro nelle regioni più ricche. E quanto emerge dal rapporto 2017 Congiuntura, Analisi e Previsioni, realizzato dalla Fondazione RES e presentato oggi a Palermo. Secondo lo studio rimane di difficile valutazione comunque l'entità dei redditi distribuiti al di fuori del circuito formale, fenomeno che fornisce dunque una parziale spiegazione della tenuta della domanda aggregata anche in periodi critici. E con questa notizia ci fermiamo per questa prima parte del nostro telegiornale. Noi ci vediamo subito dopo la pubblicità. Idiabrico Paternò. Continua l'operazione outlet che vi permette di acquistare i prodotti che avete sempre desiderato a prezzi sotto costo. Nuova operazione. Outlet Arredo Giardino. Vasto assortimento di tavoli e sedie in legno, tavoli e sedie in ferro, tavoli in mosaico, salottini in polirattan e in midollino, ombrelloni in legno e in alluminio. La qualità che ci ha sempre contraddistinto a prezzi davvero outlet. Ecco alcuni esempi. Salotto polirattan marrone 4 pezzi completo di cuscini a soli 159 euro. Salotto resina effetto polirattan in vari colori completo di cuscini a soli 199 euro. Tavolo in legno allungabile fino a 2 metri completo di 2 poltrone e 4 sedie 319 euro. Tavolo in legno allungabile fino a 2 metri e 40 completo di 2 poltrone e 4 sedie 359 euro. Sedia regista in legno 44,90 euro. Sdraio legno 54,90 euro. Set 2 poltrone midollino con tavolo 89 euro. Set 2 poltrone polirattan con tavolino 99 euro. Tavolo balcone 60x60 in legno più 2 sedie 89 euro. Tavolo balcone 110x70 più 4 sedie 159 euro. Tavolo mosaico con 6 poltrone complete di cuscino 439 euro. Ombrellone legno 3x3 59 euro. Ombrellone alluminio 3x3 69 euro. Inoltre ricordiamo ai nostri clienti che nello showroom Spazio Casa al primo piano è possibile progettare e realizzare la cucina, la camera da letto, la parete attrezzata e il divano che hai sempre desiderato a prezzi super convenienti. Il nostro ufficio progettazione ti seguirà nelle varie fasi con sopralluoghi luoghi e preventivi gratuiti. Ti aspettiamo. Ideabrico Paternò, in via Emanuele Bellia 265. Seguici su Facebook. Rientriamo in studio con una notizia che arriva da Paternò e riguarda il consiglio comunale che dovrebbe insediarsi ad un mese dall'elezione che ha proclamato Nino Naso sindaco della città. Ebbene, la commissione centrale presieduta dal giudice Marino ha ultimato l'esame dei verbali che riguardavano proprio l'elezione del consiglio comunale. Nonostante gli errori, tutto è stato confermato, non è cambiato praticamente neanche l'assegnazione di un voto. La prossima settimana dovrebbe aversi la proclamazione ufficiale. Vediamo i particolari in questo servizio.
Come avevamo annunciato nei giorni scorsi, l'ufficializzazione è arrivata nel pomeriggio di oggi. Concluso l'esame, protrattosi per un mese, la commissione elettorale presieduta dal giudice Giorgio Marino ha confermato tutti i voti diffusi all'indomani delle amministrative che hanno promosso Nino Naso, sindaco della città. Nessun cambiamento, dunque, di fatto è stato smentito quanto preventivato nei giorni scorsi, quando si ipotizzava una possibile assegnazione di voti ad alcune liste. In particolare si parlava di Patto Popolare e Libera Paternò, alle quali, per errori di trascrizione, alcuni voti sarebbero stati sottratti, tanto che le due civiche erano ad un soffio dalla soglia del 5%. Così non è stato. L'unica cosa che cambia è la soglia fissata per superare lo sbarramento del 5%, salita di qualche voto per arrivare a 1.380 voti. A questo punto anche un probabile ricorso al TAR sembra allontanarsi. Le comunali del 2017 verranno archiviate come le elezioni della confusione. Ora non resta che attendere la proclamazione degli eletti a Palazzo Alessi, con l'appuntamento che dovrebbe tenersi tra lunedì e martedì prossimo. Da qui al Presidente del Consiglio uscente, Lauro Bottino, il compito di convocare la prima seduta dell'Assise Civica con l'insediamento ufficiale dei 24 consiglieri comunali. Convocazione che dovrebbe avvenire tra 10-15 giorni al massimo, dunque entro la fine del mese Paternò avrà il suo nuovo Consiglio Comunale operativo. Tra i primi punti che lo attendono per l'esame c'è il bilancio di previsione 2017. E adesso la pagina di cronaca. 3 detenuti italiani originari del Messinese sono evasi dalla carcere di Barcellona Pozzo di Gotto. Lo rende noto il sindacato della polizia penitenziaria, con le 3 persone che dovevano scontare pene comprese tra 5 e 6 anni di carcere per reati legati alla tossicodipendenza. Hanno divelto un'inferriata della palestra e sono fuggiti. E torniamo a Paternò, dove i Marines e i militari della US Navy, della base militare di Sigonella, questa mattina si sono recati in visita dal sindaco Nino Naso, data la disponibilità per interventi in favore della cittadinanza. Il primo è fissato il prossimo 25 di luglio con la pulizia del monumento dei caduti. Prima visita ufficiale al nuovo sindaco di Paternò da parte della delegazione proveniente dalla base militare di Sigonella. A salutare il sindaco questa mattina 5 militari americani tra Marines e US Navy, tra cui il comandante del corpo dei Marines e il cappellano militare della base. Ad accogliere gli ospiti nella sala biblioteca dell'ex tribunale in piazza della regione, oltre al sindaco anche l'assessore Carmelo Maiolino, il comandante della polizia municipale Antonino Laspina e il cerimoniere Franco Tartareso. Con Naso i Marines, accompagnati dal responsabile per le relazioni esterne Alberto Lunetta, hanno parlato degli interventi da poter svolgere in favore della città paternese, il primo già fissato il 25 luglio in piazza Santa Barbara con la pulizia del monumento ai caduti. È un grande momento, sono veramente felice, questo rapporto con i militari di Sigonella e con le cose che ci siamo ripromessi di fare. Loro collaboreranno con noi, inizieremo il 25 luglio con le nostre associazioni, con il comune e con loro, a pulire il monumento dei caduti. Incominceremo da lì e poi interverremo dove c'è da intervenire, nei luoghi più sensibili. Abbiamo scelto anche il centro dei disabili, la Villa Moncada. Loro lavoreranno insieme a noi. Sono veramente contento di quello che stiamo riuscendo nella nostra comunicazione, nel modo di come sta agendo questa amministrazione, perché sono dei rapporti importanti. Riuscire a portare in esterno questa città per le cose che riesce a fare, per le cose belle che ha, per l'associazionismo, per l'attività dell'amministrazione, credo che sia importantissimo. È questo che vogliamo fare. Abbiamo accolto veramente questa disponibilità dei militari sicuramente ed è importante, ma ci apriremo anche a tante altre cose, perché Paternò ha tante energie e l'amministrazione comunale ha il dovere, ma anche il piacere, di raccogliere queste energie, di metterle tutte insieme e di finalmente fare respirare un'aria nuova a questa città. Sono felice di tutto questo, saremo un riferimento di tutti
iniziamo anche oggi con una stagione nuova, questa è una bellissima attività che darà anche alla città nuove energie, ma anche un nuovo modo di pensare, un nuovo modo di agire. Loro andranno anche nelle scuole, quindi messaggi importanti. Quello che ho detto sempre io, Paternò è la nostra casa grande, viviamola tutte. Diamo ai cittadini la possibilità di appropriarsi della propria città come se fosse la loro casa. Un rapporto di rinnovata amicizia tra la città di Paternò e la base militare di Sigonella, che negli anni ha visto il contributo di Luigi Fallica e dello stesso Alberto Lonetta. Noi abbiamo voluto suggellare questa mattina con un incontro ufficiale al quale è intervenuto il comandante dei Marines di Sigonella e una delegazione di alti ufficiali, il rapporto di amicizia che già esiste comunque da tantissimo tempo con la comunità di Paternò. E inizieremo con questo progetto il 25, ma già abbiamo fatto, abbiamo preso degli accordi con il sindaco per fare dei progetti a lungo termine e ai quali parteciperanno i nostri marinai, i nostri marines, i nostri avieri, in collaborazione con i volontari di Paternò, con le varie associazioni di Paternò. Oggi due diversi gruppi da Sigonella. Sì, avevamo, come vi dicevo, Sigonella, diciamo in generale Sigonella ha una predominanza di US Navy, quindi di Marina USA, però c'è anche un piccolo gruppo di Marines, il cui comandante era oggi presente, che è molto molto attivo nel volontariato, infatti loro sono tra i principali protagonisti dei nostri progetti di volontariato. Mentre siamo qui a parlare abbiamo un gruppo ad esempio che sta facendo una pulizia di spiaggia a Fiume Freddo, tanto per darvi un'idea, proprio di Marines. E quindi le leadership sono venute qui per incontrare il vostro nuovo sindaco, che ci è sembrato molto disponibile, molto gentile, molto disponibile, molto aperto a collaborare, soprattutto nello spirito di condivisione, perché questi progetti vanno inquadrati in uno spirito di collaborazione. Non sono progetti che noi facciamo in maniera asettica in un posto, ma lo facciamo con la condivisione e con l'organizzazione delle autorità, sia religiose che locali. E chiudiamo con lo sport. Il nuovo Paternò Calcio si è presentato alla città oggi pomeriggio a Palazzo Alessi. La nuova creatura del presidente Ivan Mazzamuto ripartirà dall'eccellenza. Davide D'Amico. Il nuovo Paternò Calcio, nato dalla fusione tra Real Città di Paternò e Paternese, si presenta alla città. Lo ha fatto oggi pomeriggio nell'aula consiliare di Palazzo Alessi, alla presenza del primo cittadino di Paternò, Nino Naso, e di una rappresentanza di tifosi paternesi entusiasti di questo nuovo progetto che va a rilanciare il calcio a Paternò. Il presidente Ivan Mazzamuto ha presentato il nuovo organigramma societario e svelato gli obiettivi stagionali. Ormai, intanto, non ci sono dubbi, il nuovo Paternò Calcio ripartirà dall'eccellenza. Riuscire ad aver fatto la fusione è stato importante, perché non è facile farlo. Ci siamo riusciti, siamo stati bravi e lungimiranti da entrambe le parti. E adesso ci presentiamo ai nastri di partenza di questo campionato, sicuramente con una squadra importante. Di questo campionato, quale campionato? L'impressione è che sarà eccellenza. Intanto la federazione ci iscriverà in promozione, perché questa è la categoria di appartenenza, però dopo un attimo di esitazione da parte nostra se disputare il campionato di promozione o fare domande di ripescaggio, alla fine abbiamo capito che per la squadra che stiamo costruendo era probabilmente sprecata per il campionato di promozione. E quindi entro il 3 agosto faremo la domanda di ripescaggio. Presidente, parliamo un po' del nuovo organigramma societario. Avete rimpolpato, per così dire, i ranghi da questo punto di vista? Sì, sia a livello dirigenziale e sia a livello anche societario. Ai miei vecchi campi, ai miei vecchi collaboratori, imprenditori che mi hanno seguito l'anno scorso, se ne sono aggiunti altri. Quindi oltre a Marco Tripoli, a Calogero Di Perna e Gaetano Gullotti si sono aggiunti Aldo Bufalino, che negli ultimi 3 anni è stato accanto al presidente Leonardi alla Leonzio, e l'imprenditore paternese Ignazio Di Marco. Quindi stiamo crescendo anche sotto questo aspetto e invitiamo altri imprenditori sempre a voler fare calcio qui nella propria città. Allora, sindaco, l'impressione, anzi più di un'impressione, che questo sia l'anno zero per Paternò sotto tutti i punti di vista, e in questi punti di vista ci rientra ovviamente anche il calcio.
e dobbiamo incominciare a mettere i numeri. Io sono contento di quello che si sta facendo, di questa nuova società che è nata dalla fusione di due società importanti di Paternò, quindi c'è già unità di intenti, l'amministrazione è garante di tutto ciò. Poi io, da uomo di sport, sono felice di accompagnare questo processo, un processo importante per Paternò che porterà, credo, la nostra squadra di calcio ad alti livelli. Sindaco, questione Falcone Borsellino. Falcone Borsellino, già abbiamo dato un'autorizzazione alla società da più di 10 giorni, abbiamo dato un'autorizzazione per fare gli interventi, dobbiamo rendere il mando dignitoso e poi vedremo, già abbiamo parlato a livello regionale per fare, lì ci vuole il sintetico, quindi lavoreremo sul sintetico, ma non è una cosa che possiamo affrontare quest'anno si deve fare il campionato e si deve giocare a Paternò, ormai cose fuori di Paternò non ce ne sono più. In conferenza presenti anche parte della dirigenza, il DS Antonivella, che sta completando l'organico, e il neotecnico Marco Coppa. Sono felicissimo, come ho detto già ad altri colleghi vostri, ed onorato di allenare il Paternò Calcio per vari motivi, ma il motivo più importante che mi ha spinto a venire a Paternò si riferisce naturalmente alla storia di questo Paternò e quindi al passato. È quello che potrebbe essere sicuramente anche il futuro di questa società, perché è una società che ha tutti i requisiti per fare calcio anche a livelli assolutamente più alti. E con questo servizio si chiude questo spazio con l'informazione. Io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima edizione. Buona serata.